Le ore della passione di nostro Signore Gesù Cristo, scritte da Luisa, la piccola figlia della Divina Volontà. Quindicesima ora, dalle 7 alle 8 del mattino. Gesù innanzi a Pilato. Pilato lo manda ad Erode. Preghiera di preparazione. O Signor mio Gesù Cristo, prostrata alla tua divina presenza, supplico l'amorosissimo tuo cuore che voglia ammettermi alla dolorosa meditazione delle 24 ore in cui per nostro amore tanto volesti patire nel corpo adorabile e nell'anima tua santissima fino alla morte di croce. De, dammi aiuto, grazia, amore, profonda compassione e intelligenza dei tuoi patimenti, mentre ora medito l'ora dalle 7 alle 8 del mattino. E per quelle che non posso meditare, ti offro la volontà che avrei di farle, e intendo intenzionalmente meditarle in tutte le ore che sono costretta o di applicarmi ai miei doveri o di dormire. Accetta, o misericordioso Signore, la mia amorosa intenzione e fa che sia di profitto per me e per molti, come se effettivamente e santamente eseguissi quanto desidererei di praticare. Intanto grazie ti rendo, o mio Gesù, che per mezzo della preghiera mi chiami all'unione con te, e per piacerti di più prendo i tuoi pensieri, la tua lingua, il tuo cuore, e con questo intendo pregare, fondendomi tutta nella tua volontà e nel tuo amore. Estendendo le braccia per abbracciarti, poggio la mia testa sul tuo cuore ed incomincio. Legato mio bene, i tuoi nemici uniti ai sacerdoti ti presentano a Pilato, e affettando santità e scrupolosità, dovendo festeggiare la Pasqua, restano fuori nell'atrio. E tu, mio amore, vedendo il fondo della loro malizia, ripari tutte le ipocrisie del corpo religioso. Anch'io riparo insieme con te. Ma mentre tu ti occupi per il loro bene, essi invece incominciano ad accusarti presso Pilato, vomitando tutto il veleno che hanno contro di te. Pilato, mostrandosi non soddisfatto delle accuse che ti fanno per poterti con ragione condannare, ti chiama in disparte e da solo ti esamina e ti domanda: sei tu il re dei Giudei? E tu, vero mio re Gesù, rispondi: il mio regno non è di questo mondo, altrimenti migliaia di legioni di angeli mi difenderebbero. E Pilato, commosso dalla suavità e dignità del tuo dire, sorpreso, ti dice: come? Tu sei re? E tu? Tu lo dici, io lo sono, e son venuto nel mondo ad insegnare la verità. Pilato, senza voler sapere altro, convinto della tua innocenza, esce alla terrazza e dice: io non trovo colpa alcuna in quest'uomo. I giudei, arrabbiati, ti accusano di tante altre cose, e tu taci e non ti difendi, e ripari le debolezze dei giudici, quando si trovano di fronte ai prepotenti e le loro ingiustizie, e preghi per gli innocenti, oppressi ed abbandonati. Onde Pilato, vedendo il furore dei tuoi nemici e per sbarazzarsi di te, ti invita ad Erode. Gesù innanzi ad Erode. Mio re divino, voglio ripetere le tue preghiere e riparazioni e accompagnarti fino ad Erode. Vedo che i nemici infuriati vorrebbero divorarti e ti conducono tra insulti, scherni e derisioni, e così ti fanno giungere innanzi ad Erode, il quale, gonfiandosi, ti fa molte domande. Tu non rispondi e nemmeno lo guardi. Ed Erode, irritato perché non si vede soddisfatto delle sue curiosità,
e sentendosi umiliato dal tuo lungo silenzio, proclama a tutti che sei pazzo e senza senno, e come tale ordina che sia trattato. E per bullarti ti fa vestire di bianca veste e ti consegna in mano ai soldati, affinché ti facciano il peggio che possano. Mio innocente Gesù, nessuno trova colpe in te, soli i giudei, perché la loro affettata religiosità non merita che splenda nelle loro menti la luce della verità. Mio Gesù, sapienza infinita, quanto ti costa l'essere stato dichiarato pazzo? I soldati, abusando di te, ti gettano per terra, ti calpestano, ti imbrattano di sputi, ti vilipendono, ti battono con bastoni, e sono tanti i colpi che ti senti morire. Sono tali e tante le pene, gli obbrobri, le umiliazioni che ti fanno, che gli angeli piangono e si coprono il volto con le loro ali per non vederle. Mio pazzo Gesù, anch'io voglio chiamarti pazzo, ma pazzo d'amore. Ed è tanta la tua pazzia d'amore che invece di adontarti tu preghi e ripari per le ambizioni dei re, che ambiscono regni per rovina dei popoli, per tanti stragi che fanno, per tanto sangue che fanno spargere, per loro capriccio, per tutti i peccati di curiosità e per le colpe commesse nelle corti e nelle milizie. Mio Gesù, com'è tenero vederti in mezzo a tanti oltraggi, pregare e riparare. Le tue voci si ripercuotono nel mio cuore e seguo ciò che fai tu. Ed ora lascia che mi metta a te vicino, prenda parte alle tue pene e ti consoli col mio amore. Ed allontanandoti i nemici, ti prenda fra le mie braccia per ristorarti e baciarti la fronte. Dolce mio amore, vedo che non ti danno pace. Ed Erode ti invita a Pilato. Se dolorosa è stato il venire, più tragico sarà il ritorno, perché vedo che i giudei sono più arrabbiati di prima e a qualunque costo sono risoluti a farti morire. Perciò, prima che tu esca dal palazzo di Erode, voglio baciarti per attestarti il mio amore in mezzo a tante pene. E tu, fortificami col tuo bacio e con la tua benedizione, ed io ti seguirò dinanzi a Pilato. Riflessioni e pratiche. Gesù, presentato a Pilato, in mezzo a tanti insulti e disprezzi, è sempre dolce, non disdegna nessuno, e in tutti cerca di far splendere la luce della verità. E noi ci sentiamo uguali con tutti? Cerchiamo di vincere il nostro cattivo naturale se qualche persona non ci simpatizza? Trattando con le creature, cerchiamo sempre di far conoscere Gesù e far risplendere in loro la luce della verità? O Gesù, dolce mia vita, metti sulle mie labbra la tua parola e fa che parli sempre con la tua lingua. Gesù innanzi ad Erode tace vestito da pazzo e soffre pene inaudite. E noi, quando siamo calunniati, scherniti, insultati, derisi, pensiamo che il Signore vuol darci una somiglianza divina? Nelle nostre pene, nei disprezzi e in tutto ciò che il nostro povero cuore potrà sentire, pensiamo che è Gesù che col suo tocco ci dà dolore, che col suo tocco ci trasforma in sé e ci dà la sua somiglianza? E tornando a noi il patire, pensiamo che Gesù, rimirandoci, non è contento di noi e quindi ci dà un'altra stretta per poterci del tutto rassomigliare a Lui? Ad esempio di Gesù, possiamo dire che abbiamo il dominio di noi stessi, che invece di rispondere nelle contrarietà preferiamo tacere? Ci facciamo mai vincere dalle curiosità?
in ogni pena che si può soffrire, bisogna mettere l'intenzione che essa è una vita che si dà a Gesù per impetrare anime. E mettendo le anime nella volontà di Dio, il nostro dolore fa cerchio e racchiudiamo in esso Dio e le anime per congiungerle a Gesù. Amor mio e mio tutto, prendi tu solo il dominio di questo mio cuore e tienilo nelle tue mani, affinché negli incontri possa ricopiare in me la tua grande pazienza. Preghiera di ringraziamento. Mio amabile Gesù, tu mi hai chiamato in quest'ora della tua passione a tenerti compagnia, ed io sono venuta. Mi pare di vederti angosciato e dolente, pregare, riparare e patire, e con le voci le più tenere ed eloquenti per orare la salvezza delle anime. Ho cercato di seguirti in tutto, e ora, dovendoti lasciare per le mie solite occupazioni, sento il dovere di dirti un grazie e un ti benedico. Sì, oh Gesù, grazie ti ripeto le mille e mille volte, e ti lodo e benedico per tutto ciò che hai fatto e patito per me e per tutti. Grazie e ti benedico per ogni goccia di sangue, per ogni tuo respiro, palpito, passo, parola, sguardo, e per ogni amarezza e offesa che hai sopportato. Per tutto, mio Gesù, intendo segnarti con un grazie e un ti benedico. Deo Gesù, fa che tutto il mio essere ti mandi un flusso continuo di ringraziamenti e benedizioni, in modo da attirare su di me e su di tutti il flusso delle tue grazie e benedizioni. Deo Gesù, stringimi al tuo cuore con le tue santissime mani e segna tutte le particelle del mio essere col tuo ti benedico, per fare che da me altro non esca che un inno continuo d'amore a te. Perciò mi lascio in te per seguirti in ciò che farai, anzi opererai tu stesso per me, ed io fin d'ora lascio i miei pensieri in te per difenderti dai tuoi nemici, il respiro per corteggio e compagnia, il palpito per dirti sempre ti amo e a rifarti dell'amore che non ti danno gli altri, le gocce del mio sangue a ripararti e a restituirti gli onori e la stima che ti tolgono i tuoi nemici con gli insulti, sputi e schiaffi, e tutto il mio essere per guardia. Dolce mio amore, sebbene debbo attendere alle mie occupazioni, resto nel tuo cuore, ho paura d'uscirne. Tu mi terrai in te, non è vero? I nostri palpiti si intenderanno a vicenda e si confonderanno insieme, in modo da darmi vita, amore, stretta unione inseparabile con te. Mio Gesù, se vedi che sto per sfuggirti, il tuo palpito si acceleri di più nel mio, le tue mani mi stringano più forte al tuo cuore, i tuoi occhi mi guardino e mi gettino saette di fuoco, affinché io, sentendoti, mi lasci subito tirare all'unione con te. De, mio Gesù, dammi il bacio del divino amore, abbracciami e benedicimi, io ti bacio nel dolcissimo tuo cuore e mi resto in te.